Buongiorno ragazze, ciao a tutti. Oggi sono qua per fare un mi trucco con voi improvvisato. Sono sempre con il mio cespuglio fiorito in testa. E oggi è un giorno banale, uno come un altro. Tra l'altro sto girando anche un vlog, sto provando. E devo fare cose banalissime, andare a fare la spesa e poi nel pomeriggio anche in palestra. Quindi il trucco che vedrete sarà anche troppo per quello che devo fare, però ne voglio approfittare per farvi questo video, perché sennò questo genere di video non li faccio mai. Cioè, o ti metti seduta e accendi la videocamera, se no non li fai. Quindi sicuro sarà un trucco da banalissimo, che però mi sta piacendo tanto. Uso due colori in croce proprio di questa palettina, però che mi sta piacendo da morire, cioè la sto proprio adorando. Comunque, io ho già fatto le sopracciglia con la matita di Kiko, poi trovate i prodotti qua sotto giù nell'info box, e poi ho già applicato il primer potion nella versione Eden, che ribadisco è il miglior primer che io abbia mai provato, il primer della vita, che vale veramente tutti i soldi che costa. Ho applicato la crema pochissima, la sto finendo, questa qua addirittura sono 75 ml e ora la sto utilizzando in quantità un po' più abbondanti la notte e un po' più leggere al mattino. E dice che è un prodotto adatto a pelli sensibili, 6 mesi di scadenza all'apertura ed è dell'Equilibra, crema viso nutriente. Io ho altre due creme ancora chiuse dell'Equilibra e magari la idratante sarebbe più adatta per questo periodo. E poi mi sono andata a bagnare la mia spugnetta, questa qua è di H&M, molto morbida, e ultimamente ho riesumato questo fondotinta che rispetto della Bourjois, che rispetto a, diciamo, il fratellino, quello con la confezione, con il tappo rosso, che non mi era piaciuto tanto, questo qua lo trovo veramente perfetto. Mi sembra che lo avevo preso su un sito ASOS, non mi ricordo, pagato pochissimo, solo che ha l'erogatore rotto. Infatti io, prima di buttarlo, alla confezione in plastica dura, questo è l'erogatore, non so se sia normale, la tonalità è la 53, io mi sono tra virgolette ingegnata e quindi vado con un pennellazzo di questi a prelevare il prodotto e lo vado a stendere sul viso. È fresco, io sento una freschezza sul viso stupenda, è coprente, molto, è una coprenza media, cioè media plus, perché comunque copre veramente, per quanto mi riguarda, tanto per quello che sono abituata io con i fondotinta da così, da tutti i giorni. Dura durante tutta la giornata e non lo sento sul viso. Il profumo è paradisiaco ed è appunto l'Healthy Mix Fruit Therapy. Favoloso, mi piace da morire. Se avevo portato una salvietta sarebbe stato mejor. E nulla, poi vado a tamponare semplicemente con la blender, e il profumo che emana è veramente paradisiaco. Sto pensando, uso lo scatolino di Mulac, del pacchettino che mi è arrivato di recente, cioè l'altro ieri. Poi se lo volete vi faccio il video haul. Vado ad applicare il correttore di Benefit, uno degli ultimi che mi sono stati inviati, e questo qua hanno riformulato tutta la linea di correttori, si chiamano tutti Boeing. C'è di nuovo l'Erase Past, però si chiama in un'altra maniera, il Fake Up si chiama in un'altra maniera, ma la novità, oltre ai packaging e tutto, è questo qui, che è l'Airbrush Concealer, che praticamente ora non ho la scheda tecnica sotto mano. Comunque è un correttore in pot, sono 5 grammi di prodotto, 6 mesi di scadenza dall'apertura. Il mio è nella tonalità appunto 02, io lo prelevo molto semplicemente col dito, ha una texture cremosa ma molto leggera, e io non pensavo di trovarmici così bene. Al primo utilizzo non me ne sono accorta, nemmeno al secondo, però notavo che non aveva fatto strani effetti durante la giornata, tipo seccare, evidenziare pieghette, perché a volte uno corregge l'occhiaia però poi dopo va a peggiorare altre situazioni. E
questo correttore dovrebbe in teoria minimizzare anche le rughettine tipo di espressione. Io trovo che sia un correttore veramente fantastico, come correttore correttivo da mettere sotto. Poi, per i miei gusti, per un trucco magari per uscire, metterei questo sotto e poi un altro per andare a illuminare. Ma se avete delle occhiaie da panda, non so quanto possa bastarvi. Infatti, questo sarebbe il medium. Poi c'è quello a copertina ancora più strong, che è quell'altro in pot. Ma per quanto mi riguarda, è fantastico sulla mia occhiaia e sulla mia pelle. Dura veramente tutto il giorno. Ciao Matti, ne basta pochissimo. E lo sto usando consecutivamente da 5 giorni, se non mi sbaglio. Sì, e mi sta piacendo proprio tanto, 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 tanto. Ah, sulle labbra avevo già messo questo stick qua, simile scrabbante di Sephora, ma ve l'ho detto in un altro video, gli scrabbettini là se ne sono andati a quel paese. E ora vado a fissare tutto con la cipria, che è sempre questa qua di Sephora, e prendo il pennello di Neve Cosmetics. Ah, non ho preso niente per le braccia, per le braccia, sono di fuori, per le labbra. Volevo mettere una pastello su tutte le labbra, dopo la scegliamo insieme, vado a prenderle. Poi finisco dopo il viso, mi avvicino e facciamo in maniera molto veloce gli occhi, perché il trucco che vado a fare è veramente una cavolata, semplicissimo. Prendo il mio pennello preferito per l'arcata sopraccigliare, che è questo qua di Neve. Si mette a fuoco. Eccoci. Prendo la mia palettina Semi Sweet Times 9 di MAC. Ciao Matti. E vado a prendere questo colore. Lo metto sotto l'arcata. E poi ne metto un pochino anche qua. L'ho detto, questo è un trucco proprio da banale, da tutti i giorni. Poi prendo un pennello da sfumatura. Questo qua di Neve Cosmetics, il Kill Blending. Prendo il colore vicino. E lo porto prima nella piega. Poi lo mischio insieme a quest'altro color nude. E lo applico su tutta la palpebra mobile. Il pennello sporco poi lo porto anche nella piega. Tra l'altro oggi il trucco mi è venuto anche diverso rispetto al solito. Ed ho finito. Trucco concluso. Poi proseguo con la pastello di Neve Cosmetics in Ebano, che è stata appunto riformulata insieme alle sorelline di matite per le labbra. E cerco di applicarla quanto più vicino alla rima ciliare possibile. A me le pastello occhi prima non piacevano perché sbavavano. L'applico un pochino anche sotto. Proprio per sporcare la rima ciliare inferiore. Sfumo anche un attimino. Questo pennello è di Zoeva, mi piace tanto, il 226 Smudger, che ha questa sezione piccolina, mi piace tanto. E poi sfumo.
un pochino la matita così, la metto anche all'interno dell'occhio. Faccio l'altro occhio e torno da voi. Eccomi qua. Dopo vado a correggere il mascara, come sempre, perché tendo a piegare sulle ciglia essendo lunghe. Spesso capita che mi sporco. E appunto ho applicato anche il mascara, che è il Ciglia Sensazionali, questo qua di Maybelline, col quale mi sto trovando benissimo. Per tutti i giorni uso questo, oppure altri, e poi per le occasioni metto sopra come top coat la Pore Blush di MAC. Ora lascio appunto asciugare il mascara, passo al viso e do una con il pennello duo fibre di Elf, una passata con la terra di MAC che vi ho fatto vedere in un haul, nell'haul recente. Mi vado a scaldare il viso. Come vedete la terra non è per niente scura. Mi piace veramente tanto. Ieri mi sono fatta una lavata di pennelli mega gigante e li ho sistemati meglio, ne ho archiviati alcuni, mi sono tenuta proprio i miei super preferiti. E mi sono tenuta solo i miei super preferiti. E poi, infine, manca un tocco di blush. Uso il Like a Doll Blush della Pupa, nella colorazione 205. È di quelli matte, io l'avevo preso all'outlet ed è fantastico. Questo colore qua lo applico con il pennello di Neve Cosmetics, quello con la punta però tondeggiante, quello con la punta piatta non mi piace tanto. Questo invece è uno dei miei pennelli preferiti per il blush, insieme a questo di Real Techniques, che ho diciamo imparato più ad apprezzare tipo negli ultimi 5-6 mesi. E questo blush ha una durata portentosa, a me dura veramente tantissimo. Non metto illuminante, non metto niente, dalla videocamera sono di un colore strano, spero che in editing sia tutto migliore. Ho pulito gli occhi e ora voglio scegliere una matita labbra insieme a voi. Allora, la rossa no, questa è troppo appariscente. La Fenicottero mi piacerebbe tanto, Sfilata mi piacerebbe tanto. Scegliamo una di queste nude, Magnolia, Amore o Marmotta. Mettiamo Amore. Questa è Amore e questa è di sotto, è Marmotta. Non so, forse Marmotta. Alla fine ho messo Marmotta. Vabbè. Ed ecco qua, Marmotta applicata su tutte le labbra. Ed eccomi qua ragazze, questa è alla fine Marmotta applicata. Ho sciolto i due capelli, ho passato, per chi mi chiede come erano i due ricci, mi sono bagnata le mani con dell'acqua, pochissimo gel d'aloe. Che è successo amore? Ecco Mattia, salutiamo le tate. Ciao. Mamma, fai sentire come lo dici? Mamma. Ecco, e niente, che vi stavo dicendo? Sono come ravvivo i ricci, con un po' di gel d'aloe e via.
Infatti ho trovato un fondotinta molto bene. E niente ragazze, questo è un look molto molto semplice, sono veramente due passaggi, in 5 minuti si fa, e niente, spero di avervi tenuto compagnia, e niente, io e Matti vi mandiamo un bacio grande grande grande, e niente, ciao e al prossimo video.